Pino, porta la camera oggi da mettere nel casco. Non nel casco, lì nel manubrio, no? O nel casco? Hola, bei figlioli, ciao! Oggi finalmente si va a correre perché è arrivata la primavera, ragazzi. Però non siamo in grande forma, non so perché non siamo in grande forma. Forse la vecchiaia, forse fase calante. E andremo a correre con questi professionisti, con questi amatori prof, ci sarà da soffrire. D'altronde, ragazzi, io non è che vivo per la bici come tanti altri, io faccio anche altro, faccio altro. Per esempio, sto mese mi sono preso una laurea, ho studiato 5 lingue, ho fatto un corso di pittura, ho letto tutte le opere di Schopenhauer. Ci sono altre cose nella vita, non c'è solo il ciclismo. Come fanno questi amatori prof che vanno a dormire la sera alle 9, fanno vita sana, hanno il dietologo, hanno il preparatore atletico, fanno le tabelle. Come quello lì, come si chiama quello lì? Petruzzelli, aveva un bel posto di lavoro, aveva un posto fisso, si è licenziato per fare la vita da professionista. E per forza che poi va più forte di me e mi stacca e mi stacca. Lui fa l'amatore prof, io invece faccio altro, il ciclismo così è un hobby che faccio un'oretta a settimana per tenermi in forma. Poi ho altre cose da fare, adesso voglio studiare tutte le opere di Nietzsche e prendermi una laurea in filosofia entro maggio, entro giugno, vedremo. Ciao ragazzi. Eccoli qui ragazzi, i famosi amatori prof. Hola! Purtroppo mi hanno avvisato che c'è tutta la strada scassata, tutta la strada terremotata, bisogna fare molta attenzione. Questa è la maglia dell'Abruzzo, Regione Abruzzo, Team Crazy Bike, Tortoreto Lido. Questo qui dovrebbe essere l'arrivo in leggero falsopiano, credo, perché sono 7 giri da fare. Sì, qui c'è scritto 300 metri, sicuramente l'arrivo è qua. Il primo giro lo devo dedicare a studiarmi il percorso. 10 minuti e si parte. Niente di che, però è leggera salita, sarà al 3-4%. Questi arrivi sono buoni per evitare le cadute, che si arriva abbastanza sfilacciati. Giovani sono un bel numero. Roberto, oggi giochi in casa? Oggi giochi in casa o fuori Ah, casa? sì. Io gioco sempre. Ah, anche quando vai fuori. Ah sì, è scontato. Mi hanno detto che il percorso è un po' scassato di asfalto. Vabbè. Devo fare Walter! un giro di ricognizione. Vabbè, Pino, sai. una ruota dietro normale? No, non ce l'ho. Una ruota a quest'ora, manca 5 minuti. Allora, ma cercava una ruota, Petru. Ha bucato. Lui ha bucato. Oh, Quella dietro, perché quella davanti l'ho portata io, e tu non la puoi. Ma hai bucato? Piccolo si ripara, sennò. Eh? Hai bucato? Sì, adesso l'ho gonfiata. Con il liquido, cazzo. Falla girare. Vedi che si sente il rumore. Fa girare. Però si è rifermato già adesso. È sotto là. Rumore di guarda, cosa? guarda È lì dov'è. sotto. Sotto lì, sotto la F. No, noi non vedo senza occhiali. Fa Guarda, girare fino alla F. guarda che c'è giù la schiuma. Mezzo giro, mezzo basta, eccolo lì, va. Vedi che c'è la schiuma. Vedi che sta. No, Dov'è mezzo, sto foro? è qua sotto, là sotto. E lì, va bene Lascialo così, così. così. Ma pensa a te, ma. Mica è venuto alle 11:30 e vai a bucare gli ultimi Ma 5 pensa a minuti. te. Ma è No, ma incredibile. l'ha tappato, se tu vedi la schiuma si è fermato. Parte. Thank you.
il primo giro, devo studiare il mio percorso. Se ne sono andati. Quelli se ne sono andati. Però bisogna che il gruppo si sveglia qua. Se no il buco si allarga. C'è il traguardo della montagna. Affanculo, porco giù. Si è rotto il computerino. Meno male che avevo l'accetto. Si è rotto il computerino, cioè la staffa del computerino. Pericoloso come pensavo, il circuito. Povero Pedro bucato. Thank you.
adesso al ritorno sentirai le lamentele fino a Torino. Porco Giuda, bucate qua e là, post su post. Povero Andrea, Dio fa, non ci voleva, ci teneva, ci teneva. Oggi avrebbe fatto bene perché alla gamba ci teneva, ci teneva. Allora, da come ho capito, c'è una fuga, non so di quanti, ma deve essere avvenuta nei primi chilometri. Stanno andando forte, perché qua non è che andiamo a passeggiare. Sono quelli in fuga, non si vedono neanche. Thank you.
forse lo chiudono. Forse lo chiudono. Se non fanno in fretta. Ci dobbiamo muovere noi in prima persona. Ci dobbiamo muovere noi in prima persona. Quanti cazzo di giri manca. Senza computerino è una rovina. È ora di portarsi avanti. Roberto è bello grosso. Sente bene la scia. Voglia né di ridere né di scherzare. Perché io sono stato se mi dicevi, che se mi dicevi che c'era sta brutta gente qua che correva, io non venivo. Sono sempre stato a ruota, era la prima tirata che facevo, ne avevo. Guarda che fumo. Ne avevi perché hai continuato tu a tirare tu. Sì, infatti, sì. Ma no. C'è stata una fuga, io non mi sono accorto di un cazzo. Eccolo qua. C'è stata, però mi hanno inculato, Dio fa, un francese che lo conosco anche bene. Un francese è venuto da fuori, è venuto? Sì, è quello che ha fatto il giro della Granda l'anno scorso. Ce n'era uno più forte, questo qua un po' meno. Oggi il livello era top, oggi il livello era top. Ma andavate in fuga in discesa, ogni discesa c'era una fuga, prendevano 70 all'ora. Ah va, nei boschi è andato via. No, ma prima si spezzava nel gruppo sempre in discesa. Poi qua, scendere qua, francese, andava giù 65. Allora, dite la verità che gli avete bucato la ruota voi apposta per non farlo per attirare. Per tagliarlo fuori. Non sono in vena di ridere scherzare. Tubolare, una cosa seria, tubolare una cosa seria, è bastardo, perché se ti capita quello si è inculato. Sì, però Bruno, queste sono disgrazie della vita. Prima sì, quante fuori? Quanti eravate fuori? Ultimi 3 minuti. Quattro? Sono riuscito a far terzo.
Vabbè. Quattro, poi siamo arrivati noi che eravamo in altri. Cosa ho fatto? Ho fatto ottavo. O settimo, ottavo. Ah, dati quattro, mi sembra. Bella. Questo è il modello 2024? Questa... Sì, quattro fuori, quattro ruota, ruota non pedale, veramente è una roba incredibile. Una ruota di questa costa come la mia bici intera? No, sono originali, queste costano 1000 euro, se le avrei comprato, sono le giante originali. Ma adesso mi ha regalato due ruote lui, sì, però, e le monto su, faccio paura. Non vale quello che faccio tutti. Questo telaio non... Dai Andrea, andiamo a berci una birra, va, così ti passa l'incazzatura. Allora, vesti, andiamo dietro. Perché non è possibile recuperare in 24 ore. Io ho già preso, tu vai a usaggio, ho già preso 35 grammi di dopo 24 ore. Tu magari vai a usaggio, dopo magari 24 ore. Tu vai a usaggio? Io vado al ristorante. Allora tu sei uno pulito. Io vado al ristorante. Andiamo a casa e andiamo a fare dei massaggi. Io vado il DS con la bottiglietta che sembra del tè, no? Vedi che gliela danno sempre. Ma sai che io l'ultimo giro ho gridato, guarda che all'arrivo c'è la Nado. Minchia. La Nado? L'ultimo. Tutti in versione a uva. A mangiare ci posso, almeno facciamo una piazza pulita. Un cazzo che siamo dove. Perché poi tu hai tirato tutto il pezzo. Cazzato, Pedro, è incazzato. Ci siamo da non scherzate più con me, non scherzate più con me, perché una disgrazia così non poteva succedere. Madonna, queste sono le cose brutte che succedono nella vita. Bucare è una gara così importante e internazionale, una gara così internazionale. No, vieni a farti sta birra, minchia, ma che cazzo sei, un professionista? No, mi taglia le gambe. Tu la bevi una birra? Adesso, quando bevo dopo, quando sono stanco. Sì, Bruno. Il buco già c'era, dietro c'era una birra. Ti offro... No, lì ho tirato forte, ne avevo. Ti offro una birra, Bruno, vieni. Noi andiamo a bere. Loro, i professionisti che non corrono domani, non vengono. Boh, ragazzi, si torna a casa, si torna a casa sani e salvi. Mi sono divertito perché il circuito era bello, non era il solito piattone, diciamo che non è che ci sia proprio quella salita che fa selezione, lì ci vorrebbe la forza esplosiva in quei falso piani in salita, però non era il solito piattone, quegli arrivi così sono meno pericolosi, peccato per la batteria. Purtroppo non l'ho amministrata bene, da tanto che non lo usavo, bisognava che i primi due o tre giri la usassi di meno per poi lasciare la batteria nel finale, però l'ultimo giro è morta la batteria e non ho preso il finale. E va bene così, l'importante è non cadere. Mi spiace oggi per Andrea che ha bucato, lui ci teneva, però sono cose che capitano in questo sport. Si rifarà la prossima volta, dai.